Ciao a tutti da Mero Carbone e benvenuti a questa lezione sull'esercizio numero 30 del metodo per tarantella rigitana volume 1. Ecco qua, l'esercizio è questo, lo faccio prima ascoltare. Questo esercizio, diciamo, è molto semplice, ma man mano andate avanti noterete che andranno da soli le mani. In apertura è molto semplice, abbiamo 4, 3 e poi 2, 3. E questo in apertura. Questo. Ancora questo. Ancora questo. Ancora. Mettiamo un metronomo, lo facciamo a tempo, a 54. Ancora questo. Fatelo per 10 minuti. E poi andando avanti abbiamo 4, 2 cerchiato, 3. Poi il contrario, 3, 2 cerchiato, 4. Quindi prima 4, 2 cerchiato, 3. Poi 3, 2 cerchiato, 4, il contrario. Quindi legando tutte e due così. Ancora questo, ancora questo. Bene, vi segno ciò che dovete fare. E qua mettete in pausa e ripetete tantissimo queste, vabbè, queste sono semplici, queste sei note, 4 2 cerchiato 3, 3 2 cerchiato 4. Chiaro? Quindi Napoli, Napoli. Fatelo per un'oretta. Bene, bentornati. Ora sapete fare questo. La prima battuta era questa, la seconda, e le collegate ora così. Ancora questo. Lo ripetete tantissimo, poi lo fate anche in chiusura. Che sono nient'altro che terza e quarta battuta, insomma, abbiamo finito l'esercizio. Collegando però tutto il rigo, sarà così, quindi in apertura, eh. Volendo possiamo tenere premuto sempre il quarto dito, se ci riusciamo, qui, invertendo sull'immantice. Otteniamo questa nota. La stessa cosa anche qui. Teniamo il quarto premuto, otteniamo la prima nota. E al rallentatore è questo, in apertura. Il quarto premuto, inverto il mantice e ottengo la prima nota della terza battuta. Ultima nota del rigo, il 4 premuto, ma non così a lungo, eh. Poi apro e inizia la prima nota del rigo. Se ci riuscite, altrimenti ribattete, quindi sarà così. Solo questo magari, cioè le tre note, le ultime tre note col collegamento alla prima in chiusura, cioè collegate, studiate queste tre note con questa e poi queste tre note con la prima. Quindi le prime che vi ho indicato sono queste qua in apertura. Quindi fate sul 4, qui 3 all'allentatore così. 3, 2 cerchiato, 4, poi chiudo. Poi il contrario. La stessa cosa, invertendo il mandice al contrario. Va bene, quindi una volta che avete studiato uscirà tutto il rigo, quindi. Sarà un gioco, fa mettere i bassi, quindi è molto semplice. I bassi saranno così, quindi sono scritti sotto però.
sempre divertendovi, mi raccomando. Quindi per questo esercizio, diciamo numero 30, va bene così. I bassi devono andare da soli. Se incontrate troppe difficoltà, vuol dire che state correndo troppo, quindi datevi tempo. E a volte è semplice mentalmente farli, ma poi praticamente è difficile. Bene, per questo è tutto, insomma, per oggi è tutto. Insomma, questi sono degli esercizi che ci saranno a fare da tarantella reggitana. In questi volumi sono raccolti due tarantelle reggitane, quindi la versione A e la versione B. Sono tarantelle che durano alcune 18 pagine, quindi, insomma, impegnative. Per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!